l'arrivo degli ultimi due colori. Vabbè, finisce. No, non mi interessa che finisce. Basta che rocca sopra. Va bene, allora, ci rivediamo fra un po' dopo i risultati finali dell'ultima partita. Va bene. Bene, grazie. E due SC. La vittoria, rullo di tamburi, va Gaetano Rechichi. Caro Gaetano, ti tocca. Gaetano Rechichi. Voilà. Io so perché sei salito sul gradino più alto del podio, ma non lo rivelo. Gruppo E2SC fino a 1000 centimetri cubici. Secondo posto Gaetano Piria, ed è bello vederli insieme qui sul podio. Primo posto Gaetano Rechichi. Qui dicevo, è bello vedervi insieme sul podio. Complimenti, due piloti dell'IVA Avrio, per la gioia dei nostri amici. Ebbene, siamo arrivati al momento top, al momento di premiare i primi cinque classificati. Molti ovviamente non sanno chi è il vincitore, non lo sapevo neanche io, perché ovviamente quando si vanno a leggere le classifiche sono quelle che vengono fatte immediatamente dal sistema di cronometraggio, ma poi bisogna vedere tutto quanto, i punteggi con i birilli eccetera eccetera, e quindi per me è stata una sorpresa, anche un piacere ovviamente sapere chi ha vinto, ma anche tutti gli altri. Quindi partiamo dalla quinta posizione assoluta di Francesco Infortuna con la sua bella gloria, ruote scoperte. Sale a ritirarlo ancora una volta l'amico, famiglia Branca, che condivide quantomeno la macchina. E giustamente a questo punto, visto che è salito il papà, adesso sceglie ancora una volta il figlio per la quarta posizione di Antonino Branca, premiato. Da Iba Missui. E andiamo adesso direttamente al podio, al terzo posto, Carmelo Scaramozzino. Grande Carmelo. Seconda posizione per Domenico Chirico. Ok, puoi anche salire sul podio, ma forse voleva far lasciare lo spazio, perché fra un attimo appunto sarà il vincitore di questa prima edizione slalom, dello slalom da Spromonte. A premiarlo sarà il consigliere del comune di Santo Stefano da Spromonte, Claudio Megale. Gaetano Rechichi. Ladies and gentlemen, Gaetano Rechichi, che scrive per la prima volta il nome di questa competizione, che speriamo la prima di tante edizioni di questo slalom da Spromonte. Ma ovviamente complimenti a tutti quanti, perché ci avete offerto una delle gare più belle, più entusiasmanti, più combattute che si sono viste da qualche anno a questa parte. Ok, no,
come capita molto spesso, capito? Si vede la gente che scappa da tutte le parti per non prendere lo spumante qua. Ah, ma no, gli succede l'esatto contrario, cioè si va direttamente a bere. Ok. Ci voleva qualcosa di fresco.